Ma intanto ringrazio la dirigente Casucci che mi dà questa opportunità perché per me è una grande emozione poter parlare ai ragazzi nella scuola che ho frequentato, quindi è doppia. Abbiamo iniziato un ciclo di eventi in cui diciamo, vado nelle scuole superiori della nostra provincia portando una lezione magistrale che si baserà prima di tutto su una conoscenza, anche se rapida, perché non voglio annoiare i ragazzi, dell'ente che rappresento, perché io credo che questo sia un modo per fare educazione civica e far capire le funzioni che in questo caso la provincia ha proprio per i ragazzi, perché è legata prioritariamente anche all'edilizia scolastica, quindi alle scuole in cui loro crescono. E poi parlando di temi che li riguardano, quindi la formazione, le opportunità di lavoro, ma anche temi legati alla loro crescita personale, come le pari opportunità, come quelle insicurezze, quelle fragilità, quelle paure possono avere in questa età, cercando di mandare un messaggio di positività e di forza. Il titolo della Lezio Magistralis è Sette l'energia del futuro, perché loro già nel presente stanno scrivendo il futuro del nostro paese. Quindi vorrei trasmettergli entusiasmo, grinta, determinazione e coraggio nel cercare di affrontare anche questa fase della vita, che è una fase bella ma altrettanto complessa, con la determinazione che gli permetta poi di raggiungere quegli obiettivi che loro sognano. Prima di tutto per noi è stata un'occasione da prendere al volo perché, dato che la scuola di Montevarchi, principalmente la sede proprio centrale, quest'anno si vuole qualificare come liceo STEM, questa attenzione data proprio alle nuove tecnologie e allo studio di tutto quello che può essere le nuove frontiere dell'energia, questo mix di energia, la sostenibilità, lo sviluppo ambientale, l'attenzione proprio al nostro pianeta, sia come natura ma anche come sostenibilità sociale. Questa è un'occasione della Lectio Magistralis della Presidente della Provincia per dare uno stimolo in più ai nostri ragazzi, proprio perché hanno bisogno ancora di più di portare avanti quella curiosità e anche quella motivazione, quell'incentivazione a conoscere ambienti, tematiche e anche magari, chissà perché no, poter poi dedicarsi a uno studio ulteriore, a un lavoro proprio in un campo che oggi, diciamo, è sempre più richiesto, come il campo proprio delle nuove energie. Quindi la nostra scuola, che tra l'altro a breve anche inaugurerà un laboratorio proprio sulle STEM, quindi sulle nuove tecnologie, sulla scienza, sull'ingegneria, al servizio del futuro, del loro futuro e del futuro anche degli adulti che è nelle loro mani.